Siamo pronti a partire dal terreno di gioco, la gara parte adesso, primo possesso di palla per il Valgallico. Esco Giampaolo di poter ricevere palla e ancora il Valgallico in pressione offensiva, bella la palla, fuori gioco. Vediamo se andrà lui, gli indizi portano a questo, sia il movimento del corpo sia la posizione della sfera indicano che andrà Matteo Liozzi a disegnare, vediamo se è così. Parte Liozzi, infatti va lui il tiro, Zampaglione in due tempi, ne esce bene, serve Liozzi, Liozzi serve nuovamente Artuso, il passaggio per Giampaolo, Giampaolo solo in mezzo a due, toccato, Liozzi in aria, Liozzi il tiro, c'è un po' di confusione, non c'è nulla. Il controllo, ancora in aria, tutto regolare, il Valgallico, Tavarcizze controlla col destro, Tavarcizze! Artuso per Tavarcizze, la mette in mezzo Carvajal, l'ha sbloccata il Valgallico con il decimo gol in campionato di Juan Sanchez Carvajal. Si è preso una bella responsabilità direttore di gara con Antonio Federico che è in aria, la mette Liozzi, Matteo Liozzi, la pareggiata, la polisportiva Bovalino 1911, una sentenza, Matteo Liozzi, terzo gol in campionato e riporta la sfera a centrocampo. Ma sorride ironicamente Tavarcizze, recupera il georgiano, se la porta avanti, ancora Tavarcizze, recupera di nuovo Tavarcizze, in aria Tavarcizze, fuori, che deve cercare Giampaolo, è fuori gioco. Non viene fischiato il tocco e qui attenzione perché è rosso per Dominguez, espulso. Ancora Giampaolo la disegna sul secondo di testa, Zampaglione fa un miracolo. Non c'è recupero in realtà, anzi un minuto si è svolto perché finisce al 46esimo e 2 secondi il secondo tempo di Polisportiva Bovalino. Valgallico inizia ora, sbaglia qui Orlando Luis Felipe, Tavarcizze si innesca, Romeo in aria, Tavarcizze la mette, Carvajal, Galluzzo, pericolosissimo qui l'intervento. Ancora Gaudio, bravissimo Gaudio a divincolarsi il tiro, bellissimo, Zampaglione blocca. Mancano poco più di 5 minuti alla metà del secondo tempo. Tavarcizze cerca Zagari, Zagari al limite, il gol di Zagari con assist di Tavarcizze. Ancora Bruno Romeo, Juan Sanchez Carvajal riparte, adesso stordita dal gol, Juan Sanchez Carvajal in aria, Carvajal è una bestia ferocissima, Juan Sanchez Carvajal. Liozzi, serve Giampaolo con il sinistro, Giampaolo, ancora Giampaolo in aria, Giampaolo e calcio di rigore netto, come no, incredibile, questo è un calcio di rigore chiaro ed evidente, impossibile non fischiare un calcio di rigore così. Giampaolo pure, la ottiene Giampaolo, ancora Giampaolo, deve andare Francesco Giampaolo, il tocco, non c'è fallo, Calderone in aria, Calderone la mette in rimorchio, no, non avviene il tocco decisivo. Orlando, Orlando Luis Felipe, clamoroso sull'appoggio del suo compagno Orlando, casualmente Orlando Luis Felipe, il tiro. Strati, la sponda di testa, ha cercato la torsione, non l'ha trovata. Liozzi e Orlando Luis Felipe sul pallone. Liozzi sul punto della battuta, la pennella! Liozzi! Ancora sul pallone, preme la bovalinese per cercare il 3-3. Giampaolo controlla bene col sinistro, bravo Francesco Giampaolo, deve servire Calderone, ce la fa. Calderone la mette! Rechichi! Rechichi! 3-3! 3-3! Galluzzo deve far salire i suoi, l'ultimo pallone, l'ultima preghiera in mezzo, Orlando la tocca, Coffa, in aria Coffa, il tiro, 4-3,
Coffa! Ma che partita è stata! Coffa l'ha messa! È accaduto di tutto! Finisce qui dal Comunale di Africo! Una partita meravigliosa! Con un epilogo meraviglioso! È finita così!